Buonasera a tutti, miei cari, come state? Buone feste, buon Natale dico a tutti, anche del Natale passato, adesso vi dico a tutti buon Capodanno, no? Ci avviciniamo piano piano alla fine di questo anno, speriamo che l'anno prossimo sarà un anno meglio, un anno prospero per tutti noi. Vi ringrazio di cuore a tutte le persone che mi state seguendo sul mio canale, a tutte le persone che vi fate iscrivere, a tutte le persone che siete in contatto con me su WhatsApp. Sono entrata in questa sera, nonostante a ringraziarvi a tutti, che vi voglio tanto bene, augurarvi un anno nuovo prospero, anno 2022, e per farvi una tazza di caffè, a leggervi una tazza di caffè in generale per mese di gennaio. Che ci avviciniamo del mese di gennaio, anno 2022. È una caffè generale. Le persone che volete una lettura in caffè personalizzata mi dovete cercare su WhatsApp. E iniziamo. Prima di tutto, per mese di gennaio, estraggiamo una carta, diciamo così, energia di mese di gennaio. Vediamo un po' che ne sta dicendo la energia delle nostre carte. Spero che state tutti bene lì dove siete, insieme con i vostri cari, di cuore, vostra famiglia, e spero che abbia passato un Natale magico, diciamo così. Vediamo l'energia di mese di gennaio. Per tante persone, specialmente per le donne, il mese di gennaio probabilmente vi confrontate con un po' di tristezza, con un po' di depressione, con un po' di solitudine. Probabilmente siete un po', chiuse in voi stessi perché ha perso qualcuno caro o vi siete separati da un grande amore, diciamo così. O perché no, siete sole da tanto tempo e vi sentite questa nostalgia di tristezza, di solitudine. Però io vi sto dicendo che l'energia di questa carta sta indicando il fatto che il 6 di gennaio l'universo vi prepara una sorpresa. Anche se siete donne, uomini, vi dico che l'universo vi sta preparando una bella sorpresa. Anche se siete su un stadio di depressione o forse nella vostra famiglia qualcuno è malato o forse voi vi siete già separati di un compagno, di un marito o non state bene in casa con lui, vi sto dicendo affidatevi al Creatore Supremo, intelligenza suprema di universo, affidatevi a universo perché le cose si aggiustano. Questa è l'energia, purtroppo è una energia un po' bruttina, diciamo così, però le stelle, l'universo, le pianete lavorano per noi tutti. Adesso iniziamo la nostra lettura in tazza di caffè per voi tutti, in generale ho detto per mese di gennaio. Questa è la vostra tazza, ragazzi, e io inizio già a dirvi qua che si vede. Qua sono già la iniziala di C, iniziala di A, vedete, si può vedere in tre punte le persone, che significa 3 giorni, 3 mesi, 3 ore o giorno di 3 gennaio per le persone con iniziala di A, iniziala di C, mi si può vedere un M grande, vi esce una fortuna in amore, qualcosa si sta chiarendo nella vostra vita, ok? Qualcosa prende un'altra piega. In caso in quale voi avete sofferto in amore forte, in tre questi punti, che significa 3 ore, 3 giorni, 3 settimane o perché no, in 3 di gennaio, vi esce una fortuna sul vostro cuore. Si mai può vedere che fuori di casa voi avete intorno a voi le persone false. Dovete aprire bene occhi, chi tipo di amici avete, che tipo di entourage avete, perché qua siete un po' corrotti, diciamo un po', di un entourage un po' che non va bene. Per altre persone si può vedere che fate un po' dei viaggi curti,
un po' di strade corte, diciamo così, dove vi incontrate con amici, chiacchierate, tutto a posto. Per altre persone, la vostra tristezza, la vostra solitudine, a proposito di questa carta, esce fuori vostra casa. Questo vuole dire che voi non dovete stare isolati. In caso in quale vi sentite un po' abbandonati, non ci avete voglia da vedere nessuno, dovete fare un sforzo a uscire fuori di casa, a incontrarvi con amici, perché no, a fare una passeggiata, a stare bene. Vediamo adesso le vostre case. E le vostre case, per tante persone, mi esce una ancora, una stabilità. Vuole dire che voi, tante persone di questa lettura, vi incadrate, siete stabili sulla vostra famiglia, sulla vostra relazione con vostra casa. Per altre persone si vede un po' per le persone con L, con persone con S, no? Mi esce L, S, mi esce un I. Può dire che siete un po' sole, vi sentite sole, soli, diciamo così, perché vi siete separati di un po' di tempo di una persona che va ingannato, va tradito, e adesso, con occasione delle feste natalizie, feste di Capodanno, voi avete questa nostalgia, avete tante come rimorsi, diciamo così, per vostro passato. Per altre persone si vede che ricevete un po' di regali da parte dell'universo, c'è una stella bellissima, a parte per le persone con M, per le persone con R come Roma, universo in due punti piccoli, come se fosse 2 ore, 2 giorni, vi darà in cambio un regalo. Che vuole dire? Quel buono e quel bene di cuore che voi l'ha fatto, perché in vostra vita ha fatto un bene in momento opportuno, universo vi dà indietro di 10 volte di più. Per tante persone che ho detto questa iniziale, per altre persone ci avete un po' di disconforto in la vostra famiglia, diciamo così. Non state bene insieme con vostri compagni, vostre compagne. C'è un litigio, c'è un affreddamento, c'è una solitudine, una chiusura in voi stessi. Il mese di gennaio volete liberarvi, tante persone, specialmente se siete con l'iniziale di P, come si dice, iniziale di, si mai può vedere un B. Ok? E si mai può vedere un A di nuovo. Queste persone qua avete un po' di problemi nelle vostre vite sentimentali, diciamo così, ok? Non state bene, una relazione tossica, una relazione chiusa di un po' di tempo. Altre persone siete un po' avventuriere, non volete avere una relazione seria, che siete uomini, che siete donne, vi piace viaggiare, vi piace ballare, vi piace divertirvi, non vi mettete cuore su nessun sentimento, perché probabilmente in passato ha passato una vita un po' dura nella vostra famiglia, qualcosa va tradito, qualcuno, diciamo, che va tradito, non ci avete mai fiducia e in amore. Io vi sto dicendo che anche se siete così, è mese di gennaio, per le persone con A, per le persone con N, ma mi esce diciamo un D, anche se credete o non credete, mese di gennaio arriva un grande amore per voi, che anche se il vostro cuore è chiuso, io vi dico che questo cuore si apre. È vero che c'è anche la fortuna, qua è un 7, c'è la fortuna. Per altre persone con Z, iniziale di Z, si vede Z, iniziale di T, T, iniziale di I, vi esce una fortuna di denaro su un affare vostro personale che lo state creando voi. E in caso di avete già un affare e non vi funziona, io vi sto dicendo che mese di gennaio questo affare inizia a funzionare piano piano, perché qua si vedono due pesci vicini uni di altri, che significa che è un grande somma di denaro per un affare. È vero che qua vi dovete dare da fare con documenti, dovete inventare un po' di più con la vostra capacità mentale, però io vedo che vi esce in fortuna.
Per altre persone, mese di gennaio vi esce una perdita, perdita postare che perdete soldi senza rendervi conto, li spendete così in volo o qualcuno vi sta rubando. Io credo che qua qualcuno vi entra in casa, attenzione massima, che un amico, che può stare un ladro, che vi sta rubando una grossa somma di denaro, specialmente del 7 con iniziale di L, si mai può vedere un'iniziale di V. Ok, e si mai può vedere una iniziale di K, non lo so, queste persone che avete nome di famiglie, cognome con la K, attenzione massima che qua è mese di gennaio, praticamente 10 di gennaio, attenzione massima, vi esce un furto, una perdita di qualcosa. Per altre persone vedo che avrete un cambiamento nelle vostre case con tanta prosperità, che vi comprate mobile, che vi fate qualcosa di nuovo in vostra casa o perché no, vi comprate una casa, vi esce una grande felicità con questa occasione. E in amore per tante persone vedo un pacificazione per le persone con I, per le persone con iniziale di N, per le persone con iniziale di D, ok? Un pacificazione con un grande amore di vostro passato, per altre persone inizio di un altro.